Eccomi ragazzi, sono Gabri Costa. In questo Tekken 7 vi spiegherò come personalizzare Bob Richards. Non perdiamo tempo e iniziamo. Io scommetto che le cose sono sempre le stesse, però avete capito come fare. Passiamo dalla testa. Però basta andare velocemente, senza perdere tempo a ripetere e a dire sempre le solite cose, soliti accessori. Però basta che vi faccio vedere tutto. Ricordatevi che questo Bob Richards è grosso ed è anche un ciccione. Poi si passa alla pettinatura. Voglio farvi ricordare che in Street Fighter vs Tekken Bob Richards era in coppia con Julia Cheng e insieme dovevano affrontare Zangief e Rufus. Questo è il volto completo, ma io ve lo faccio rivedere ancora una volta. Gli accessori per i capelli. Sono sempre le stesse cose. Possibile che non hanno fatto nulla di diverso. Poi passiamo agli occhiali. Non mi aspettavo di trovarmi questo personaggio grosso e ciccione. Bob Richards è veramente grosso. Era apparso in Tekken 6, se non sbaglio. Ora si passa al volto. Trucco. Corpo superiore. Guardiamocelo tutto. Potete anche leggere se volete. Gli esperti siete voi, ragazzi. Siete voi gli appassionati di Tekken. Io devo ancora imparare. Poi si passa al corpo inferiore. Poi c'è il corpo intero. Poi c'è l'accessorio superiore, ma sono sempre gli stessi. Anche l'accessorio inferiore. Poi ci sono gli effetti, l'aura, la tonalità della pelle, specchiatura. E ora concludiamo con il pannello del personaggio. Queste sono le illustrazioni.
Bene, è tutto. Abbiamo finito. Io adesso vi saluto. Iscrivetevi al canale e mettete un mi piace. Una arrivederci e grazie per avermi seguito. Presto ve ne farò altri di questi personaggi da personalizzare a Tekken 7.